Ecco, forse conviene raccontare un po' quelle che sono state le alterne fortune del dialetto all'interno dell'Istituto per i beni culturali. Perché l'interesse degli IBC per il dialetto e per la cultura del mondo popolare che al dialetto fa riferimento è un interesse che data almeno dalla fine degli anni 70. L'Istituto era nato da poco, 1974, se non vado errato, e uno dei padri fondatori dell'Istituto, Andrea Emiliani, ebbe l'idea di realizzare un archivio lessicale emiliano-romagnolo in collaborazione con l'università, con l'insegnamento di dialettologia che allora era tenuto, se non ricordo male, dal professor Francesco Cocco e come collaboratore aveva il professor Fabio Cocco. Siamo alla fine degli anni 70 e Andrea Emiliani ha proprio questa idea, realizzare un grande archivio lessicale dei dialetti dell'Emilia e della Romagna. E si affida appunto a questo docente universitario, dà l'incarico a Fabio Foresti di progettare questo archivio lessicale. Archivio lessicale che comincia a essere organizzato attraverso lo spoglio di anzitutto dei dizionari dialettali di tutta la regione, dizionari duecenteschi, dizionari del Novecento, e con l'intento di proseguire poi analizzando e schedando tutte le altre fonti relative appunto al classico. Questo progetto era legato a un altro progetto che in quegli anni si stava attivando, cioè la catalogazione dei materiali dei musei etnografici della nostra regione. E quindi diciamo una documentazione di cose e di parole. E questo progetto è andato avanti per alcuni anni e poi negli stessi anni, siamo sempre a cavallo tra fine anni 70 e primi anni 80, a Bologna insegnava Roberto Levi, grande musicologo, teneva la cattedra di etnomusicologia a Lausanne. E Roberto Levi ebbe un'altra idea, cioè creare un gruppo di lavoro di tutti i ricercatori che nella regione Emilia-Romagna si occupavano del recupero e della conservazione delle tradizioni popolari, soprattutto i canti popolari, la narrativa popolare, fiabe, proverbi, storie di vita, e in tutta la regione c'erano diversi ricercatori sia che agivano privatamente, ma c'erano anche ricercatori che facevano parte di istituzioni pubbliche. Allora esisteva un centro etnografico provinciale a Piacenza, esisteva il centro etnografico ferrarese del comune di Ferrara, che esiste ancora per fortuna, quindi il centro etnografico Piacentino non esiste più, e quindi presso l'IBC fu creato un laboratorio, si chiamava Laboratorio di Musica Popolare, aveva sede in via Santo Stefano, e il gruppo di ricercatori, di cui anch'io facevo parte, si trovava almeno una volta al mese, anche di più, e mettevamo a punto le strategie di ricerca su tutto il territorio regionale, e allora è stato fatto veramente un grande lavoro di registrazione delle voci di coloro che ancora possedevano questa cultura popolare, persone che oggi avrebbero 130-140 anni, siamo negli anni 70, noi abbiamo intervistato persone che allora avevano 90-95 anni, quindi un lavoro di documentazione estremamente importante. E poi parlavo prima di alterne vicende del dialetto, purtroppo questa esperienza, non si sa bene perché, si concluse. Il laboratorio fu smantellato, i materiali furono dati in comodato al DAMS, non si sa bene dove siano finiti, ma forse da qualche parte ci saranno.
e anche l'esperienza dell'archivio lessicale romagnolo andò molto a rilento. Passano altri 13-14 anni e a metà degli anni 90, 1994, per iniziativa di un consigliere regionale viene fatta una proposta di legge regionale per la tutela e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia Romagna. Questa legge viene approvata all'unanimità e viene affidata e la sua gestione viene affidata all'IBC. All'IBC allora c'era la prima presidenza Raimondi, era la prima volta che Raimondi era presidente. E Raimondi accetta questa nuova sfida, questo nuovo incarico che viene affidato all'IBC con molto entusiasmo. La soprintendente era Rosaria Campioni, viene creata una commissione per far conoscere questa legge in tutte le province. Allora le province avevano ancora le deleghe alla cultura, quindi avevano ancora le competenze sulla cultura. Quindi insieme con Rosaria Campioni e Massimo Tozzi Fontana, che all'interno dell'IBC si occupava soprattutto della parte etnografica della nostra cultura, abbiamo visitato praticamente tutte le province e facendo conoscere questa nuova legge. E questa nuova legge è stata finanziata per alcuni anni, non con grosse cifre, non pensiate che, ma allora erano, mi sembra fossero 100 milioni all'anno per alcuni anni. E sono state avviate tutta una serie di ricerche, era stato fatto allora un progetto molto ambizioso, si era recuperato ad esempio l'idea dell'archivio lessicale emiliano-romagnolo. Era stato progettato un archivio sonoro, perché il dialetto e la cultura dialettale è soprattutto una cultura della voce, nonostante abbia alle spalle secoli di tradizione scritta, però è una cultura della voce. Il dialetto è un animale orale, soprattutto, e quindi va documentato, va conservato attraverso la registrazione. La registrazione sonora, la registrazione audiovisiva che ci restituisce oltre alla voce anche il gesto che accompagna la voce. E quindi ho fatto questo grande progetto, che però anche questo progetto ebbe molta sfortuna, perché poi i finanziamenti regionali furono interrotti, durarono alcuni anni, poi la legge non fu più rifinanziata. Bisogna dire che l'IBC ha continuato con le proprie risorse a occuparsi di cultura, diciamo, del mondo popolare, cultura e cultura dialettale. Sono state fatte ricerche sulla toponomastica, altro argomento di estrema importanza, perché i nomi dei luoghi sono beni culturali essi stessi. Il fatto che queste ricerche siano cominciate e poi siano venuti meno i finanziamenti sempre regionali, ci fa capire come è difficile far capire ai politici che i beni culturali non sono solo quelli che si possono vedere e toccare, quelli che hanno una materialità, ma che esistono anche beni culturali immateriali, e la lingua è forse il bene culturale immateriale più importante. Ma è difficile farlo capire, per cui se magari è più facile, non sempre, ottenere finanziamenti per la salvaguardia e per la tutela di un monumento, per il restauro, eccetera, lo è molto più difficile trovare finanziamenti per una cosa, per un bene così evanescente come la lingua. La lingua è per sua natura evanescente. Io mentre sto parlando, vi sto comunicando qualcosa, ma quando ho finito non esiste più niente da nessuna parte di questo, se non è stato registrato. Nel 2014, se non erro, è stata fatta per fortuna un'altra legge. Non vi sto a raccontare tutta la storia di questa legge, però è stata fatta un'altra legge per la salvaguardia e valorizzazione dei nostri dialetti, affidata di nuovo all'IBC. Siamo ripartiti, speriamo che questa sia,
sia la volta buona, siamo ripartiti, come dire, in tono minore, mentre con la prima legge eravamo partiti alla grande, poi alla fine è stato prodotto poco, e qui, insomma, in qualche modo bisognava accontentarsi, non era più possibile mettere in atto, per tutta una serie di problemi burocratici, le ricerche che erano state pensate all'epoca, ma almeno una cosa mi starebbe a cuore che l'IDC continuasse a fare, che ha già cominciato a fare. Nella regione, vi dicevo prima che c'erano soprattutto stati negli anni 70 e 80 ricercatori privati e pubblici che avevano fatto un grosso lavoro di ricerca e di documentazione su tutto il territorio, registrando le voci dei vecchi, degli anziani. Ebbene, tutto quel materiale è su supporto analogico, cioè sono nastri di registratore. Il grosso problema di queste registrazioni è che se non si provvede entro breve a digitalizzarle, tutto questo materiale svanirà e la voce finirà in nulla. E il progetto che l'IPC ha avviato è quello della digitalizzazione di questi materiali. In Romagna questo progetto era già stato iniziato, l'avevamo già iniziato per conto nostro con la provincia di Ravenna, che aveva finanziato la digitalizzazione e la creazione di un centro di documentazione specifico in cui esistono già migliaia di documenti, alcuni dei quali si possono anche ascoltare online, con la digitalizzazione delle ricerche che erano state fatte in Romagna. Secondo me adesso si tratta di creare, partendo dall'esperienza romagnola, e il progetto è già stato avviato, un archivio sonoro dei dialetti e della cultura del mondo popolare in Emilia e in Romagna, un progetto regionale che salvi tutte le registrazioni. Sono migliaia di ore di registrazioni che sono state fatte, sono state prodotte negli anni 70 e 80. Qualcosa è già stato fatto, ad esempio è stato digitalizzato tutto il grande fondo di Giorgio Vezzani, donato alla biblioteca Panizzi, se non erro, e sempre con il finanziamento dell'IPC, dedicato alle registrazioni dei Maggi drammatici. Giorgio Vezzani è stato il massimo studioso del Maggio drammatico che l'Emilia abbia avuto. E quello è un enorme archivio messo in sicurezza. È stato digitalizzato il grande archivio di Tullia Magrini. Tullia Magrini è stata l'erede di Roberto Levi qui a Bologna, ci ha lasciato anzitempo, è morto giovane, ma ha lasciato un grande archivio che anche quello con i fondi dell'IDC è stato digitalizzato. Ecco, secondo me bisogna proseguire su questa strada, perché d'accordo, va benissimo, anzi è doveroso traghettare il dialetto dal passato al futuro in tutte le forme, ma bisogna anche salvare le voci di coloro che ci hanno preceduto, e bisogna farlo presto, perché purtroppo i supporti analogici su cui queste voci sono fissate stanno esaurendo la loro funzione. Noi abbiamo, esiste, adesso così un'ultima notizia, la prima registrazione che è stata effettuata in Emilia Romagna è stata effettuata nel 1914 da uno studioso austriaco che si chiamava Friedrich Schuh, un professore universitario che, finanziato dall'Accademia delle Scienze di Vienna, venne in Romagna con un fonografo che era un registratore dell'epoca che registrava o su rulli o su dischi. Ebbene, quei dischi esistono ancora all'Accademia delle Scienze di Vienna e ci restituiscono oggi la voce dei nostri antenati del 1914. L'Accademia delle Scienze di Vienna ha pubblicato un cofanetto con due CD in cui ha riversato le voci dei nostri antenati romagnoli, l'Accademia delle Scienze di Vienna. Io spero che la regione Emilia-Romagna riesca almeno a fare altrettanto. Grazie.